Buongiorno Sud, cari telespettatori, bentrovati anche oggi, giovedì 4 giugno. Il sole sorge in Puglia alle 5.21 e tramonta alle 20.21, in Basilicata sorge sempre alle 5.21 e tramonta alle 20.29, in Molise sorge alle 5.23 e tramonta alle 20.37, la luna sorge alle 17.31 e tramonta alle 2.45, la fase lunare è il primo quarto. Oggi la Chiesa festeggia San Filippo Smaldone, sacerdote. Il beato Filippo Smaldone è stato un apostolo dei sordomuti per i quali aprì un istituto a Lecce nel 1885. Era nato a Napoli 37 anni prima e aveva vissuto le difficoltà dell'apostolato nel periodo di costruzione della nazione italiana. Già da studente di teologia si era dedicato ai sordomuti partenopei, poi era stato trasferito a Rossano Calabro, tornò poi a Napoli dove fu ordinato prete, visitava gli ammalati in ospedale durante un'epidemia. Si ammalò anche lui, ma fu guarito per intercessione della Madonna di Pompei. Andato a Lecce, fondò la Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori. L'opera si espanse anche a Bari e a Roma. Oltre ad aiutare le persone colpite nella voce e nell'udito per ciò che riguardava i loro bisogni materiali e spirituali, Don Smaldone fu consigliere e confessore di molti sacerdoti e seminaristi. Morì a Lecce il 4 giugno del 1923 ed è beato dal 1996. Oggi inoltre ricordiamo Sant'Alonio e San Galtiero. Chi compie gli anni oggi? Auguri alla giornalista e conduttrice televisiva Mariolina Sattanino, che compie 57 anni, e all'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie, che ne compie 34. Cosa è accaduto il 4 giugno? Nel 1070 il formaggio Roquefort viene creato per la prima volta in una grotta nei pressi di Roquefort in Francia. Nel 1876 un treno espresso arriva a San Francisco in California solo 83 ore dopo aver lasciato New York. E nel 1989 Solidarność vince le prime elezioni parlamentari parzialmente libere della Polonia dal dopoguerra, innescando una sequenza di pacifiche rivoluzioni anticomuniste nell'Europa orientale. E proseguono a Molfetta le manifestazioni nell'ambito dell'iniziativa Via di Gerusalemme. Oggi, nella Sala Finocchiaro della Fabbrica San Domenico, alle 19 si terrà una conferenza sui pellegrinaggi. Domani, nel Duomo, alle 20.45, primo concerto sul viaggio di Dante, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Ed eccoci all'appuntamento per gli appassionati dello zodiaco. Ariete. Se giocherete bene le vostre carte, questo giorno potrà regalarvi delle soddisfazioni. Potrete guidare trattative d'affari complesse lungo itinerari insoliti. Il vostro fiuto sarà una guida preziosa. Toro. La vostra vita affettiva sarà intensa e vivace. Emozioni e sensualità andranno a braccetto, regalandovi sensazioni profonde e momenti esaltanti. Per i gemelli non ci sono grandi problemi da affrontare e risolvere, non prendetevela se qualcosa non andrà come sperato e se il vostro fisico farà qualche capriccio. Per il segno zodiacale del Cancro, questo giorno offre non poche occasioni da un punto di vista personale, certo ne approfitterete. Sfruttate al meglio grinta e chiarezza di idee che tanto vi caratterizzano in questo periodo. Ed ora il segno del Leone. Abbassate il livello delle aspettative, qualcosa non vi soddisferà o non andrà come desiderato. L'amore, ad esempio, sarà un percorso a ostacoli per via della Luna e Marte dissonanti. Vergine. La Luna in Toro è per voi una vera miniera di creatività e di felici ispirazioni, specie se lavorate nel commercio o nella vendita. Affronterete ogni situazione con invidiabile grinta. Bilancia, le stelle vi caricano di ottimismo e di fiducia in voi stessi. È un momento eccellente, sentite di poter fare molto e che potranno accadere grandi cose, tutte fermamente volute da voi. Per lo Scorpione, le stelle possono creare tensioni nei rapporti interpersonali, qualche contrarietà è da mettere quindi in conto nel lavoro se avete un'attività di gruppo.
Sagittario. Forse avete peccato di eccessiva fiducia nelle vostre idee e adesso le circostanze vi costringono a ritornare sui vostri passi. Non c'è nulla di male in questo, non fatevi condizionare dalla paura di sembrare incoerenti. Capricorno. Tutti coloro che hanno un'attività commerciale potrebbero essere particolarmente favoriti sul piano finanziario. La voglia di sicurezza vincerà su ogni altro desiderio. Per il segno dell'acquario, una nube comparirà nel vostro cielo, ma non dovrete preoccuparvi. Un comportamento più accomodante da parte vostra vi farà evitare una discussione animata con la persona amata. Infine, pesci, vi concentrerete sulla dimensione quotidiana del vostro rapporto di coppia e la persona amata avrà la certezza di poter parlare con voi di qualsiasi cosa. Ed è il momento del nostro proverbio del giorno. Il silenzio, spesso, è una predica eloquente. E prima di salutarvi vi ricordo che oggi pomeriggio alle 15 torna Pronto Dottore, l'appuntamento di Antenna Sud con la salute, curato e condotto da Cristiana Cippone, che oggi si occuperà di difetti di udito. Il pubblico da casa può interagire in diretta con lo specialista chiamando il numero verde gratuito 800 917 797. E l'almanacco naturalmente torna domani mattina sempre su Antenna Sud. Io vi ricordo che potete contattarci scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica almanacco@antennasud.com. Arrivederci, a domani.